Il motore a gabbia di scoiattolo si compone di una basetta in legno su cui è posto un telaio metallico che regge sia due avvolgimenti statorici di colore verde connessi in serie, sia il rotore a gabbia di scoiattolo composto da 10 sbarre conduttrici. Le sbarre sono montate su due dischi di ottone, solidali ad un albero terminante con una puleggia. Sul lato opposto a quest'ultima è presente un interruttore a ruota dentata, 10 denti, azionato dal rotore stesso. Esso ha lo scopo precipuo di interrompere ciclicamente l'alimentazione, sia a corrente alternata sia a corrente continua, dello statore, in sincronismo con la posizione delle barre del rotore rispetto allo statore. La struttura è completamente aperta, sia per assicurare un efficiente raffreddamento, sia per motivi didattici. Alimentando lo statore si genera un campo magnetico e poiché le sbarre conduttrici del rotore tagliano il flusso di tale campo, si generano delle forze elettromotrici indotte sulle sbarre. Per questo è un motore a induzione. Ciò provoca la nascita di correnti che a loro volta danno luogo a campi magnetici. In pratica, nelle sbarre si genera un flusso magnetico secondario ortogonale rispetto al campo magnetico principale. In questo modo si ottiene una coppia motrice con la conseguente continua rotazione del rotore che insegue il campo magnetico statorico senza mai raggiungerlo. Per questo è un motore asincrono. Agganciando una cinghia alla puleggia è possibile trasmettere il movimento rotatorio ad un altro dispositivo, ad esempio un disco di Newton, per mettere quest'ultimo in rotazione in modo automatico.